Benvenuti a Quarta di Copertina, la rubrica di Obiettivo News che parla di libri, ma non solo, di progetti editoriali, di cataloghi d'arte e tante iniziative. Se anche voi volete venire a raccontare il vostro progetto, scrivetemi a deborabocchiardo@gmail.com. Oggi parliamo di benessere. Benessere esistenziale, di come trovare il proprio equilibrio, di come riuscire a liberarsi dalle catene che appesantiscono la nostra esistenza e come stare bene dentro la coppia, dentro la società, dentro la propria dimensione esistenziale. Lo facciamo con Valentina Barovero, psicologa, ipnologa e psicogenealogista, che è qui con noi ed è venuta a raccontare proprio il suo libro Liberi Dentro, un volume che ormai compie un anno, edito da Libreria Editrice Psiche, è nato un po' nel periodo delicato del Covid. Un libro che ci aiuterà a guardare un po' meglio dentro di noi, magari per scoprire quella voglia di cambiamento che quasi non sapevamo di avere. Valentina, benvenuta. Grazie. E intanto, liberi dentro, ma dentro a cosa? Dentro tutta la serie di sistemi in cui siamo inseriti. Noi nasciamo dentro una famiglia, abbiamo delle predisposizioni genetiche. Gli ultimi studi dimostrano che siamo l'effetto delle ultime 7 generazioni, sia a livello fisico che a livello psichico. Che questo non vuol dire che siamo determinati, ma che abbiamo delle tendenze marcate che si possono gestire, ma intanto dobbiamo sapere di averle e dobbiamo gestirle. La nostra famiglia è inserita all'interno di una società e cambia nascere in Italia piuttosto che nascere negli Stati Uniti, nascere in una famiglia ricca piuttosto che nascere in una famiglia povera, essere il primo figlio o il quarto figlio. Quindi nasciamo all'interno di tutta una serie di condizionamenti che sono inevitabili. È all'interno di questi condizionamenti, di questi sistemi, che giustamente ci definiscono, perché non potrebbe essere altrimenti, l'obiettivo, lo scopo è essere autentici, essere noi all'interno di tutto un sistema che non siamo noi. Una psicologa che si è messa in gioco, in discussione, per trovare anche la propria di strada. Questa è un po' anche la tua storia, un po' un lavoro che hai fatto anche su di te, quello che proponi di fare durante la lettura del libro. Sì, assolutamente. Io sono sempre stata appassionata di psicologia. Quando facevo il liceo sono usciti i primi tascabili a 5.000 lire all'epoca. E Anthony De Mello, uno dei primi a pubblicare in queste edizioni economiche, io divoravo un libro dietro l'altro. Poi sono iniziati gli studi. Poi ho preso la strada dell'ipnosi, poi della psicogenealogia e ho provato tante tecniche. E oltre alle tecniche mi sono proprio resa conto che questa fame di sapere, di conoscere questi argomenti era proprio un desiderio di essere quella che io realmente sono. E in questa strada mi sono trovata ad esprimere quelli che erano i miei talenti, che è poi un obiettivo fondamentale secondo me nella vita, perché siamo tutti diversi. Quando uno riesce ad esprimere un talento, quindi una predisposizione naturale che ha, è più facile stare bene, è più facile sentirsi bene. Ecco, quando abbiamo preparato la trasmissione tu mi hai detto è un libro di passaggio, scritto in un momento di passaggio per tutti noi, cioè il periodo del Covid, ed è un libro che invita ad avvicinarsi ai primi strumenti per avere cura di sé. In che senso? Sì, nel senso che gli addetti ai lavori conoscono già tutte queste cose. Chi non è assolutamente interessato perché è convinto del materialismo più estremo e della sua posizione. E poi ci sono tutta una serie di persone che spesso mi chiedono: ma dai, ma a cosa serve il tuo lavoro? Ma cosa fai? Ma perché lo fai? Ma se io faccio un'indagine psicologica, ma cosa ci guadagno? Cioè, il fatto che il lavoro psicologico sia intangibile, perché non dà un prodotto finito, vai a fare la spesa, torni a casa con un qualcosa. Vai dallo psicologo, parli e poi con cosa torni a casa? E questa domanda è difficile da spiegare alle persone. Le persone dicono sì, va bene, parlo, ci diciamo delle cose e poi che cos'ho? E hai
ottieni che tutto parte da quello che è il nostro atteggiamento mentale, la gestione delle emozioni, la gestione degli atteggiamenti, la conoscenza di sé. Se non abbiamo quello, anziché agire nel mondo, reagiamo agli stimoli del mondo, ma non siamo padroni a casa nostra. Quindi è fondamentale. Ecco, andare a guardare dentro di sé vuol dire andare a cercare anche quei momenti, quegli elementi che facciamo finta di non vedere, perché se poi li vediamo dobbiamo affrontarli. Sono un po' anche questi quelle che sono le credenze limitanti, un po' le nostre catene. Sostanzialmente tu nel libro parli anche delle catene che ci tengono inchiodati a un qui e ora che magari non ci appartiene, ma che tutto sommato non abbiamo il coraggio di abbandonare, perché abbandoniamo qualcosa che conosciamo per qualcosa che non conosciamo. Allora, dove trovare il coraggio per spezzare quelle catene? Allora, nella mia esperienza, le mie persone trovano questo coraggio quando stanno davvero male. Perché quando stai così, quando sei seduto su un chiodo, ti sposti. Se non sei seduto su un chiodo e ci stai ancora relativamente comodo, magari non sei tanto felice, ma sei così comodo che resti lì. Quando provi proprio la sensazione di essere seduto su un chiodo e ti fa male, allora tendenzialmente ti sposti. Poi scopri che non è niente di così terribile, perché poi le persone dicono ma vado a rievocare traumi, cose. Molto meno di così. È una cosa molto più semplice, più anche piacevole e più fattibile di quello che le persone spesso immaginano. Spesso immaginano cose strane, perché è impalpabile questo lavoro e quindi è davvero difficile rendere l'idea del valore che ha, ma proprio poi nelle sue ripercussioni quotidiane e materiali e anche proprio a livello di benessere. Ecco, Libreria Editrice Psiche, il tuo editore, ha definito nella scheda il libro un libro per anime coraggiose. Perché? Perché è molto più facile non fare niente. No? In un mondo in cui ho mal di testa, prendo la pastiglia Ultra Fast Plus perché non tollero più neanche 20 minuti che faccio effetto l'antidolorifico normale, in un mondo per cui, ma sì, tanto tutti fanno così, ma cosa me lo chiedo a fare, tanto il mondo è così, in un mondo in cui siamo rassegnati, no? Le cose vanno così e noi andiamo per inerzia, fermarsi e dire, ma davvero va proprio tutto così e non ci posso fare nulla, è essere coraggiosi, secondo me. Ve lo ricordo, Liberi Dentro, Valentina Barovero, Libreria Editrice Psiche, è anche un ottimo regalo di Natale, si avvicinano le festività e noi ve lo consigliamo perché è un piccolo volume, molto maneggevole, vedete io ce l'ho qui ed è comodo anche da regalare, da guardare, però è un volume esplosivo. Perché può mettere sotto sopra la vostra vita ponendo attenzione su quelle cose che fingete di non vedere, perché una volta viste non si può più fingere di non sapere. E allora chi è il tipo di persona che spesso viene da te e magari ha letto il libro e ti dice io ho bisogno di aiuto, ho bisogno di cambiare, ti è già successo? Sì, è molto bello, ci sono delle persone che hanno letto il libro e mi hanno detto io non pensavo che fosse possibile, no? Dicono, ma perché noi abbiamo tutti questi condizionamenti? C'è chi dice, ma le donne sono fatte così, io ho una caratteristica femminile, sono donna, in quanto donna le donne sono fatte così, quindi io questa mia caratteristica non la posso cambiare. Oppure, ma nella mia famiglia è sempre stato così. Quello è il problema numero uno. Come non può essere diverso? E invece no, la bella notizia è che quelle che io chiamo credenze, ovvero questi condizionamenti che possono essere sia positivi che negativi. Quelli positivi, quindi quelli che non ci creano problemi, le luci e le ombre, li lasciamo lì. Non c'è un giudizio di valore su queste credenze. Magari una credenza che per me è limitante, per te è positiva. Uno non va a toccare le cose che funzionano. Non stiamo facendo psicoterapia, ci stiamo solo occupando del personale benessere, no? Cosa che da sempre gli esseri umani cercano di fare.
Non c'è solo la psicoterapia, cioè si può avere cura di sé, anzi bisogna avere cura di sé. Come beviamo l'acqua, cerchiamo di fare un po' di ginnastica e tutto, e poi però nessuno si preoccupa del benessere di quello che sta più dentro. Della ginnastica mentale. Di quella che è mentale. E la buona notizia è che le credenze sono solo credenze, sono pensieri. Ma così ben radicati da condizionare le nostre scelte. Sì. Anche da frenarci, perché se io ho sempre fatto così e il mio feedback è sempre stato quello, vuol dire che è così. E invece, fortunatamente, no, le credenze possono cambiare. Io avevo un'amica che era convinta di non saper neanche mettere la macchina in garage, la faceva mettere al marito, perché lei è una donna e nel suo sistema di credenze le donne non sanno guidare. Benissimo, vari eventi di vita, varie vicissitudini, adesso oltre a mettere la macchina in garage ha preso la patente nautica, guida le barche a vela e porta gli amici in giro per i mari. Quando cambia il sistema di credenze raggiungiamo dei risultati che per noi prima erano impossibili. E questo secondo me lo porto sempre come esempio perché è il classico esempio di credenza ancorata sul nulla. Che una donna in quanto donna non possa mettere l'auto in garage, però per lei era vero. Finché non ha cambiato il sistema di credenze attorno, per lei quella era verità e lei non ci riusciva. Adesso ha preso la patente nautica. Ecco, giustamente come dici tu, tutti questi condizionamenti dipendono dalla nostra appartenenza, dalla nazionalità, dal concetto che abbiamo di noi, ma anche dal contesto familiare in cui siamo cresciuti sostanzialmente. Questo lavoro che tu fai però ci porta a svelare un altro ingrediente importante di noi stessi, che è l'autenticità. Cosa si intende per l'autenticità della persona? Scoprirsi, scoprire però i propri talenti. Noi possiamo essere stati condizionati in positivo e in negativo, perché ogni volta che io do a mio figlio una mela piuttosto che una merendina o che gli compro una macchinina piuttosto che una bambola, agisco un condizionamento. Il mito che non si possa condizionare è un mito. Cioè, ogni cosa che noi facciamo ha un effetto sulle altre persone, positivo o negativo che sia, no? Quindi assolutamente questi condizionamenti ci sono. E noi non possiamo sapere come saremmo se la nostra storia fosse stata diversa. Ah, certo. Non è possibile questo. Però abbiamo, nonostante questo, anzitutto delle spinte interiori che, a cui magari non abbiamo dato credito, di cui non ci siamo fidati, ma abbiamo delle spinte interiori, dei desideri interiori, vale la pena prenderne atto. E poi abbiamo, come posso dire, la possibilità, essendo, come posso dire, lucidi, sapendo quello che stiamo pensando in quel momento, di scegliere come agire. Mm. Il dialogo interiore è lo strumento principe. Mentre io ti parlo, tu commenti dentro di te quello che io sto dicendo. C'è una voce dentro di noi che commenta in continuazione, in continuazione, in continuazione. E questa voce può essere gentile, scortese, accusatoria, limitante, potenziante. La gestione di questo dialogo interiore è il segreto. Cioè il segreto di Pulcinella in realtà non è un segreto, però è alla portata di tutti. Le persone anzitutto non ci fanno caso. A volte tu dici alle persone, ma senti quella voce dentro di te che commenta mentre io parlo? E li vedi che... Poi guardi dove puntano gli occhi e tutto, e li vedi che stanno parlando interiormente, dicono no, quale voce? Sì, ce l'hai. Poi quando se ne rendono conto, lì è il primo punto di svolta. Se il mio dialogo interiore è negativo, mentre io eseguo una prestazione, qualsiasi essa sia, mi dico non ce la faccio, sono uno stupido, non ce la farò mai, ma cosa serve? E l'è finita. Magari porta a casa il risultato lo stesso, ma col triplo della fatica. Allora, io quello che propongo di fare è proprio un sistema alla portata di tutti. Iniziare a fare attenzione a cosa mi dico e poi dare a Cesare quel che è di Cesare. Perché io non è che mi dico che sono uno stupido, che sono in un certo modo dal nulla. Ho raccolto nella mia storia le voci che mi parlavano. Certo.
Però e le voci sono anche le voci di chi ci sta intorno, le persone di cui ci fidiamo, soprattutto quando siamo piccoli. Noi non nasciamo con questi fardelli, con questi segni, diciamo, con questi paletti. Ci vengono messi a mano che cresciamo, per quella che è la mia conoscenza di questo genere di argomento. E per cui dobbiamo capire, perché se una persona di cui io mi fido mi blocca e mi dà dei feedback negativi, io ci credo. E credo che sia così. Mi dici tu, se mi è stato detto da sempre dalle persone della mia famiglia che le donne non devono guidare, se guidano guidano male, io ci credo, no? Certo. E prova ad andare a fare un corso di scuola guida, prova a guidare, vedrai che sarai capace. Questo è già un modo per distruggere un pochino questa credenza che ti limita. Ma anzitutto rendersi conto che è una credenza, perché... Certo. Ma anche, supponiamo anche che a 18 anni io sia stato un pessimo pilota. Ci sta. Uh-huh. Però quello che era vero allora non è detto che sia ancora vero oggi. Certo. La realtà non è scolpita nella pietra, quindi magari io ho ancora lì una credenza, una convinzione che era vera quando andavo alle elementari, che era quella di quando andavo alle medie. E non l'ho più aggiornata. Mi fa ridere che compriamo l'ultimo modello di cellulare, aggiorniamo qualsiasi app, aggiorniamo qualsiasi telefono, virus, antivirus, l'ultimo programma di computer, e poi stiamo lì con le convinzioni dell'asilo e ce le teniamo per buone senza chiederci se sono ancora valide oppure no. Almeno non dobbiamo buttarle via tutte, ma almeno possiamo chiederci su che basi chi ci ha detto quella cosa ce l'ha detta. Perché anche loro, anche la maestra che ci ha parlato, il papà che magari a fin di bene ci ha detto una determinata cosa, è una persona che a sua volta è stata condizionata in certo. precedenza, no? Certo. E quindi non è che detiene la verità assoluta, magari ha sottolineato in un certo punto della nostra vita un aspetto che era vero in quella circostanza, in quel contesto, 20 anni fa. Poi... quella cosa lì il mio cervello l'ha presa, l'ha estrapolata e l'ha fatto una legge universale destinata a durare per sempre, e lì il danno, perché non è neanche che i genitori possono non dire niente o il maestro non dire niente, non dire guarda che lì è sbagliato, no, non è così, però tutto sta nella capacità di mettere in discussione che quello che è stato anche vero magari non è detto che sia immutabile, non è detto che sia ancora vero. Comprendere la propria via è un altro step importante. Ti è successo di avere qualcuno che ha affrontato questo discorso, ha trovato la propria autenticità e poi ha cambiato strada perché ha veramente trovato la propria via? Sì, io conosco molte persone, ho la fortuna di conoscere molte persone, se vogliamo speciali, le chiamo coraggiose, che a un certo punto hanno detto, ma io magari ero sposato, sposata, ma non faceva per me. Oppure io non lavoravo e invece adesso ho voglia di formarmi, di lavorare, oppure il contrario, no? Persone che hanno detto, ma io stavo facendo una cosa e non so bene perché la stavo facendo, Perché l'ho sempre fatta. Perché le coincidenze della vita mi hanno instradata in un certo modo, ma non era il mio, non ero felice. E poi invece anche, non è che uno debba fare la rivoluzione, a volte qualche piccolo cambiamento qua e là, già solo il sapere che non è scritto nella roccia. Cioè, bloccare questo flusso di pensieri, no? Bloccarlo. Tra lo stimolo e la risposta c'è uno spazio. In quello spazio, se noi riusciamo a inserire una riflessione e dire come reagisco, quella lì sta l'unica libertà che abbiamo, noi non siamo liberi, no? Infatti è liberi dentro, non è liberi e basta. Dentro un contesto, una famiglia, al lavoro, dentro anche alle bollette da pagare, scelte. Dette al fisico che abbiamo, io vorrei fare la modella, essere alta, bionda, con gli occhi azzurri, ma no, non lo sono, quindi libera sì, ma non è che posso fare l'infattibile. No? Ci sono tutta una serie di limiti oggettivi, magari vorrei vivere e non lavorare, ma devo pagare le bollette, cioè non si può. Cioè, noi siamo liberi dentro, perché questo mito della libertà, no, la libertà noi ne abbiamo pochissima. C'è anche un altro mito folle, quello della creazione della propria realtà.
si può scegliere dentro certi parametri di indirizzarla, però siamo comunque dentro, dentro a dei limiti di potenzialità, dentro dei limiti di alternative, dentro a dei limiti oggettivi, perché se uno dice voglio andare sulla Luna, è chiaro che stiamo parlando di follia pura, no? Cioè, a meno che non ci siano i presupposti per. Quindi dobbiamo anche liberi dentro, ma con un minimo di senso logico di ciò che vogliamo raggiungere. Assolutamente sì, le cose sono raggiungibili, sono fattibili, previo farsi il mazzo. Cioè, questo che vuol dire? Discorso, perché visto da fuori tutto sembra facile. Anche tu, se qui oggi magari qualcuno dice, ah che bello, ma anche io voglio fare la psicologa e scrivere un libro. Sì, ma questo libro è frutto di un lungo lavoro su di te, un lavoro che hai fatto, e poi di un lavoro che tu hai messo a frutto durante il periodo del Covid, approfittando di questa situazione di... Lo scrivevo di notte, questa è la cosa esatto. Bella. Di notte. Come è nato questo libro? È nato che la babysitter mi aveva lasciato. Mm-hmm. Io avevo un bimbo piccolo, 2 anni e mezzo, uno di 7, quindi da seguire. Alcuni colleghi lavoravano online, ma per me uno di 7 e l'altro di 2 e mezzo era più complicato. E quando loro finalmente dormivano, io ho sentito questo desiderio di... Ecco, vedi, quello è un piccolo esempio di libertà. Io non potevo uscire, non potevo lavorare come avrei voluto perché sono riuscita a lavorare molto poco, non potevo fare un sacco di cose, ma ho fatto questo piccolo atto di libertà personale di dire va bene, io mi rifiuto di buttare questi mesi. Messi a letto i bambini, la notte io scendevo giù, accendevo la mia lucina, accendevo il computer ed è nato Liberi Dentro. Ho detto mi rifiuto di sprecare questo tempo, cosa ne faccio? Mi ho fatto Liberi Dentro. È un libro che noi oggi presentiamo qua a Quarta di Copertina e che consigliamo come regalo, non soltanto come regalo di Natale, ma come regalo per riprendere in mano la propria vita. Liberi Dentro di Valentina Barovero, libreria Psiche Editrice. Si avvicinano le feste, meditate perché è un'ottima alternativa, un'ottima idea per aiutare qualcuno a ritrovare se stesso, qualcuno a riprendere in mano la propria vita, qualcuno a rendersi conto anche di quanto è fortunato ad averla, una vita di cui ha, diciamo, nei limiti del possibile il controllo. Ma raccontaci quanto è importante guardarsi dentro con l'aiuto di un professionista, perché chissà perché siamo un mondo strano. Se uno ha problemi di vista va dall'oculista, se abbiamo mal di denti andiamo dal dentista, ma andare dallo psicologo è ancora un tabù. Sì, proprio per la natura impalpabile del lavoro, perché si ha l'idea che sia un po' o sei matto oppure beh lì stai menate, cosa fa, non si sa bene, parli, parla con un amico al bar, non si capisce bene la differenza. E questo là è proprio la, come posso dire, l'ostacolo secondo me principale, no? Il fatto che non si capisca bene perché farlo e cosa ci guadagno. E infatti io ho proprio voluto, questo per me è un libro di transizione, no? Chi già sa, sa, ritrova cose che sa lì dentro, non ho la pretesa di aver scoperto l'acqua calda. Il libro chi di non passaggio. È interessato, non è interessato. Uh-huh. Chi vorrebbe provare, capire, sapere, avere cura di sé senza andare nella terapia, perché la terapia è un'altra cosa, se ho un disturbo ossessivo compulsivo, se ho una grave anoressia, ok, lì il professionista ci va. Così come io posso tenermi in forma facendo ginnastica, mangiando le verdure, facendo la meditazione, ok, ma se mi ammalo devo andare dal medico, non posso curarmi da solo. Ma l'aver cura di sé viene prima di quello step lì. Se io ho bene cura di me, se sono fortunata, magari dal medico non ci vado mai. O se ci vado per cose specifiche, prese sul tempo. Se invece io butto la polvere sotto il tappeto e non guardo mai, prima o poi qualcosa salta fuori. E salta fuori che mi è sfuggito di mano. Abbiamo sempre avuto cura di noi stessi. È normale, non c'è bisogno del professionista lì, in quella fase lì, su quell'aspetto lì. E avere cura di quello può evitare tanti guai dopo. Ecco, però ricordiamo anche che è vero il rapporto tra mente e corpo, cioè a volte il nostro corpo ci parla segnalando dei disagi, anche delle malattie, delle sintomatologie,
che sono correlati a un malessere che invece abbiamo dentro, magari a un problema mai risolto, a una situazione che ci fa soffrire ma che non abbiamo il coraggio di affrontare. Quindi è vera questa dicotomia mente-corpo? Assolutamente sì. Le persone felici, ma quelle davvero felici, di solito stanno male poco. Sì. È anche una questione di sistema immunitario. La serenità, la felicità ci protegge anche da quel punto di vista. Assolutamente sì. E anche per quello che durante il Covid ci sono stati tanti problemi, perché di serenità e felicità ce n'era molto poco e questo ha fatto molto male al nostro sistema immunitario. Quella, la paura, sì, certo. La paura, l'essere chiusi, l'angoscia, l'ansia, la paura per il futuro, i problemi economici, cioè tutto quello ci ha fatto altrettanto male quanto il danno fisico. Allora, con i libri io lo so bene perché mi tocca da vicino, l'appetito viene mangiando. Tu hai fatto liberi dentro la società, dentro la famiglia, dentro una coppia. Se non siamo liberi di essere noi stessi, nessuna altra libertà avrà senso. Ma adesso ci devi portare verso nuove ricerche e nuovi libri. Stai già lavorando? Sto lavorando, sì, perché è divertente, è stato bello e sto lavorando. Hai in previsione, vuoi darci già qualche novità senza rivelare troppo, perché poi ti aspetteremo di nuovo qui con un nuovo libro, una nuova ricerca. Sto lavorando, l'idea è sempre quella di investire nella zona di benessere, che quindi che tutti possono farlo, perché mi piace che Liberi Dentro sia un libro molto democratico. Cioè io penso che qualsiasi ragazzo della terza media in poi lo possa leggere. Anche un linguaggio molto semplice. Sì, è scritto appositamente. Io cerco sempre di parlare in maniera molto semplice perché non ci devono essere ostacoli tra me e le persone che voglio raggiungere. E quindi l'obiettivo è sempre quello di aggiungere degli altri pezzi, dare degli altri strumenti, perché è giusto che chi vuole e magari non può trovi comunque il maggior numero di strumenti possibili per farsi del bene, poi ognuno fa la sua strada. Liberi Dentro, Valentina Barovero, libreria editrice Psiche, una bella idea regalo, ma anche una bella idea da regalare a qualcuno che sta cercando la propria strada. Quanto è importante, anche da un punto di vista scolastico, tu hai parlato di persone giovanissime che si sono avvicinate alla tua ricerca, quanto è importante dare un'arma come questa a un giovane per capirsi, per trovare la propria strada, per tirare già fuori da subito quest'anima coraggiosa che dobbiamo avere per essere noi stessi? Ecco, questo è il libro che io a 17 anni avrei voluto leggere, sicuramente. Io sono una mamma, ho due ragazzi che nel mentre sono cresciuti e io cerco sempre di dire loro che una strada c'è, un modo c'è sempre. No, questo è il messaggio che io cerco di passare. Lì dentro ci sono 4 paginette per i genitori, perché hanno questa incredibile responsabilità dei loro ragazzi e quindi alcune chicche, 4 proprio cose da tenere a mente, secondo me è bene che i genitori le sappiano. E questo è il libro che io avrei voluto leggere a 17 anni, sì. È un libro che non è costoso, costa 12 euro. E lo possiamo trovare dove? Dove è distribuito? Internet, Amazon, da Vanni e Vanessa, ovviamente, per chi ama andare in Vanni e Vanessa da Psiche. Ah, ecco, dici anche Madonna Cristina. Esatto. E per chi ama proprio andare e ancora il tempo di entrare in libreria, e lì poi ne troverà libri meravigliosi, di proprio andare a scegliersi il suo. Ma se no Amazon non lo consegna. Tra l'altro Psiche la conosciamo già qui a Quarta di Copertina, perché abbiamo già avuto ospiti diversi autori proprio di questa casa editrice torinese, piccolina ma molto bella, e quindi invitiamo anche altri autori di Psiche a venire a trovarci qui a Rivarolo. È un po' fuori mano ma non tanto, penso sia mezz'ora da Torino, quindi siamo raggiungibilissimi, basta scrivere a deborabocchiardo@gmail.com. Vi ricordo ancora Liberi Dentro, Valentina Barovero. E parlaci dei tuoi nuovi lavori, dacci qualche informazione in più. Cosa andrai ad approfondire nelle tue prossime ricerche? L'aspetto che Liberi Dentro ha lasciato per semplicità un pochettino più da parte è quello delle emozioni, che però non può essere tralasciato. Uno parte dal dialogo interiore e poi a salire.
e quindi si andrà a lavorare poi su quell'aspetto lì, per chi ne ha voglia. Dai un messaggio ai nostri ascoltatori perché comprare Liberi Dentro, libreria editrice Psiche. Perché secondo me può fare del bene, può davvero offrire quel qualche piccolo spunto, che però può essere davvero utile nella gestione della quotidianità. Proprio easy, easy, perché io sono una persona molto pragmatica, sono una madre di famiglia, devo gestire mille cose oltre la mia professione e so bene cosa vuol dire il tempo, no? Cosa vogliono dire le risorse, e non c'è né tempo né risorse da sprecare in questo momento. Siamo tutti affannati, siamo tutti che dobbiamo lavorare, siamo tutti che dobbiamo correre. Abbiamo bisogno di risorse che ci semplifichino la vita, non di leggere qualcosa che uno dice bello, bello, ma adesso vivo come prima. No, Qualcosa di pratico. qualcosa di pratico. Io, avendo due figli, essendo abituata a gestire due figli, sono estremamente pratica. Perché qualcosa non mi può togliere del tempo e non darmi nulla. Se ci dedico del tempo, mi devi dare qualcosa che anche di poco, anche un pezzettino, però me lo deve semplificare la vita, non complicare. E secondo me, Liberi Dentro, per come l'ho scritto, per quello che era il mio intento, è in grado di farlo. Grazie Valentina Barovero, ti aspettiamo qui per parlare dei tuoi prossimi libri. Saremo felicissimi di averti ancora con noi e sicuramente i nostri ascoltatori saranno felici di risentire i tuoi preziosi consigli. Intanto, Liberi Dentro, libreria editrice Psiche, è il libro che anch'io vi consiglio per Natale e non solo, perché ritrovare se stessi è il tesoro più importante da riscoprire. Se anche voi volete venire a Quarta di Copertina a raccontare la vostra avventura editoriale, scrivetemi a deborabocchiardo@gmail.com e noi saremo qui a Rivarolo Canavese a Obiettivo News per accogliervi e dare spazio alle vostre idee e alle vostre proposte. Buon proseguimento di giornata!